Eccoci qua, Lunacid, gioco fatto da un signorino. Appunto è una sorta di post-apocalittico da quel che ho capito, perché prima c'era sta normalità, tra virgolettoni, e poi è successo il patatrack. Ok, c'ha più storia iniziale dei Souls, che ti fa capire che cosa è successo. Incredibile. Essenzialmente era tutto normale. Un giorno un mostro è uscito dal lago grazie alla puzzetta viola e a cose della luna. Ha fatto cadere tutta una cortina di veleno e schifo sul pianeta. Piano piano le persone si sono morte, si sono cominciate in panica, sono ritornati molto al feudalesimo, quindi hanno fatto tipo i sorta di, passatemi il termine, clan. Continuava sto schifo. Stiamo sull'apice della morte, dell'estinzione. Preset classe pronomi: Thief, Knight, Witch, Vampire, Undead, Royal, Cleric, Shinobi, Forsaken. Ci sono le statistiche: forza, destrezza, difesa, intelligenza, velocità e resistenza, HP, MP. Vampiro, una creatura assetata di sangue, svegliata dalla fame. Si rifocillano. Oh, sono debolissimi al fuoco e al sacro, ma riprendono vita, mi sa, facendo danni. E andrei di vampiro. Qua ci sta il beauty. Ah, puoi sceglierti l'art e puoi metterti anche le custom. Vai, classico classico, lo chiamiamo Joseph. Vai. Ok, questa è la nostra roba, perché avevo visto che c'era una roba. C'era, visto che è un gioco PSX, il manuale, che molti giocatori non sono più abituati, ma dentro i vecchi giochi, anche PlayStation 2, c'era il manualetto che ti spiegava nell'effettivo. Qua c'è la storia, in caso magari non avessi seguito, c'è la... Ma che bello! C'è anche proprio la creazione, tutto! Madonna! No, questa è devastante. Magic and Lunacy. Territorio pieno di vari incantesimi. Ti servirà mana o sangue in base al tipo di incantesimo. Il mana viene ricaricato interagendo con i cristalli. Castare degli incantesimi causerà Lunacy, che dipende dal mana massimo del caster. Il costo dell'incantesimo e il ciclo lunare del mondo vero. Infliggi più danni sia al giocatore che alla creatura, e ti darà anche più XP. Ciao. C'è della fisica, questo non è da poco. Oddio, c'è l'ora. Boni, non ci avevo fatto caso, pensavo fosse in game. È l'ora vera quella, e questa è la vera luna. Qualcuno controlli sta merda di fase lunare. E qua c'è la nostra prima arma, replica sword, e addirittura weapon XP. E questa tecnicamente dovrà livellare. Quello che vi dicevo del gioco è che, appunto, a livello di combattimento è questo, o carica, para, e ci sarà la magia. Perché è un gioco molto più sull'ambientazione, sugli enigmi, sull'esplorare e tutta roba. Dai che qua c'è un segreto! Della cenere di merda. Ma stai a fare il serio? Della cenere di merda mi dai. Però guardate, sta già livellando la spada. Non vedo l'ora di farla evolvere, perché tra l'altro dovrebbero evolvere proprio i miei coglioni, che prendono anche capacità uniche. Tipo io qua, se avessi abbastanza salto, cioè potrei arrivare là, perché è figa come roba. Primo nemico, lumacone. Giustamente sul guscio gli fai meno ma... Ma gli ho staccato la testa? Boni, c'è la meccanica dello smembramento. Quando me la date la prima magia? Sì, facendo un rilascio perfetto fai più male. Ah, ok, la roba che sbrilluccica sono oggetti. Più stai lontano e più sbrilluccica. Una pozione della vita. E ci sta, momento Zelda. Bananana. Oh, una magia. Lancia di fuoco. Cast 1,65, danni 16, costo 10. A weaponized form of pyromancy, creata dalla strega Ashley. Bellissimo. Perché tecnicamente questo è un gioco che c'ha anche tantissima lore. Però il mana... Oh, stai calma, mamma mia. Scusa, che sto a caccia di fiori per le erbacce qua. Dai che sta poco dietro l'angolo sto cazzo di potenziamento. Ciao, voglio vedere se posso fotterti qualcosa nel negozio. Non ti preoccupare. Scusa. No, ho preso 5 monete. Altre monete. Oh, non sono le tue, no? Stavano dentro alle casse tanto. Che cazzo ci frega? Oh, guarda i soldi per comprare la roba, Dio Cristo. Adesso arrivo, signore, che qua c'erano un paio di erbacce. Tanto là c'è un simbolo. Probabilmente... Oh! E come... Guarda che qua è fatta apposta per il salto, bastardi! Ma è uno scheletro che sta bevendo pozioni della cura. No, ma ragazzi, io ve lo giuro, ripeto, se uno riesce a passare sulla cosa, secondo me, del sistema di combattimento, già il fatto che sia chiamato Kingsfield-like è tanta roba. Vedete che c'è jump. Ah, con la destra...
magari adesso ci posso arrivare. Anche se ci dovrebbero essere anche incantesimi che fanno robe tipo di movimento, da quel che so. Aspetta, dai una botta dei reni! What the... Oh, oh! Ok, 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 buoni, 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 buoni. Che cos'è? Un elisir. Oh, ti aumenta di 40 permanentemente il mana. Una fiasca di acqua incantata. La raffigurazione dello spirito dell'oceano, cioè quello che è uscito lì, non è una cosa buona allora. Bevendola, una persona diventa più vicina all'oceano e guadagna 40 di mana permanente. Ma vedi che figate ste cose. È per questo che mi intriga questo cazzo di gioco. Quanto vecchio stile. Va là. Dai, che sta lì sta cazzo di spada. Io non posso andare a esplorare con la spada fatta di pungo, di do. Ah, ok. È diventata la spada ridditata. Che viene data alle guardie del castello. Nonostante il castello sia caduto tanto tempo fa, rimane ancora un testamento della qualità dell'armeria reale. E viene passata giù in generazioni. Questa è palesemente una citazione a Kingsfield. Cioè, questo è per dire, guarda, questo è il cameo di Kingsfield. Ah, devo usare proprio fisicamente la chiave. Allora, che voi mi date una torcia, questo mi preoccupa. Oh, oh, ah, è bellino. C'è anche la barra di Lispi, anche questa può evolversi. E che diventa? Una torcia a due mani. Però le torce significa buio. Buio significa roba che mi fa prendere un colpo. Ma senti che musica! Ma col cazzo che io entro qua dentro! Ma tanto questa mi sa che è una persona da cui gli ha poppato il cervello, eh. Ecco perché si chiama Cerebro Temple. Gli è poppato fuori il cervello. No, no, ma che te faccia? Qua è uscito qualcosa. Ma tanto sì, comunque. A parte che si alzeranno. Però c'è la meccanica dello smembramento. Quindi magari se si strozzi tu gli stacchi le gambe, cadono per terra e sono più lenti, eh. E questa è una conchiglia di mare. Perché giustamente questi mi sa che sono molto, molto legati all'oceano e a quella roba lì. Ve alzate. Ah, c'è una cassa, Dio Cristo. Un altro incantesimo, litomanzia o litomanthi. Type unknown, costa 70, 6 secondi e damage 16. È la madonna. Incantesimo di sangue e di magia proibita, che dà la vita alle cose inanimate. Impossibilità di comprendere l'esistenza all'oggetto strilla, creato dal mago pazzo Abdul prima del suo esilio. Ah, minchia, cioè, primo coso abbiamo trovato il modo per uscire, poi esiliato. Oggetto animato che ci posso interagire. È la madonna del casting. Ho i brividi fino al buco del culo. Ho ucciso un boss, l'altro ha sanguinato Eld. È quella la cosa che mi ha messo ansia, perché effettivamente gli ho dato vita. E la puttana del danno. Vaffanculo. Ecco a che cazzo serve la parata. Dio Cristo, ma deflagrato l'ano. Vabbè che giustamente ero in ricarica, cioè ero in quel momento molto bloodborniano. Oh, c'è un segreto sopra. Parkour. Ho potenziato il salto, brutte merde. Ele. Nepepepepepe. Allae. Oh. Vedi, questa è la puzzetta che ti fa fare il doppio salto. Adesso mi assaltava qualcosa e mi sciottava. Flame Flare. Che tanto io devo stare attento, perché effettivamente io sono un vampiro e sto usando tutta roba di fuoco. Siamo nel Flaming Light, che rimane dove la casti per 45 secondi. Una forma semplice di piromanzia creata dalla strega Ashley. Immagino che sia una di quelle cose che se non sto attento mi deflagro da solo il culo. Non me ci avvicino, raga, sono un vampiro, me scioglie. Divento polvere lì sul punto. Però questa per le orde magari è utile. Ma mi sono ricollegato. Ma questo è un muro invisibile. Livella la torcia. Ho capito, io posso combattere una torcia. Questi sono Yujiro Hanma, mi tirano una pizza in bocca, mi sciottano. Allora, proviamo una tattica, perché sento rumori dietro l'angolo. Faccio questo. Regato un cazzo, viene fregato. Culo. Il salto, la mia arma segreta. Cazzo, davvero? Pecca! E ho capito, zio! Il fuoco se lo sta mangiando, per carità del cielo. Mamma mia, sei inutile, ma non credo che se evolve migliora la situazione. 45 secondi. Oh! Quello c'ha la spada! Quello c'ha la spada, voglio provare a fottegliela! Che poi è una spada, sembra uno spadone, ma dettagli. Tanto queste giustamente sono celle. Sì, è capito. 45 secondi più lunghi del creato. È come sui Souls. Un minuto finisce dopo 10 secondi. Qua, 45 secondi. Tutta la live. Oh! Oh! L'ha droppata! Che culo! È uno spadone! Bellissima sta cosa! E giustamente è molto più lento anche a caricasse. Le torce si possono... Comunque allora posso dire che queste cazzatine di interazione sono quelle robe che adoro, no? Quando puoi muovere le bari, i teschi, rompere le luci, Dio Madonna, ho creato l'horror. Me ne vado. Oh!
Siamo nella parte bassa che abbiamo visto a inizio live. Eh sì, siamo nella parte bassa. E l'occhio è una cosa che mi deve aprire il culo. Ah, è lo shortcut. Adoro. Io sei forte. Ma madonna, ma adoro. Un'altra area così. Ma quindi quella è finita? No, perché manca tutta l'altra parte da esplorare. Cambio di mood totale. Ma il fuoco mi fa male se mi vado sopra. Mi è sciolto. Sarebbe stato bellissimo. E ho capito, sto spadone, madonna, però affilamolo, Dio Cristo. È da Kiko. C'è il checkpoint, in grazia di Dio, salviamo. Questo, ragazzi, è gioco, non c'è l'autosave, col cazzo. Se muori, devi farti tutto. Oh, anche il ponte c'ha la fisica. Vedete, queste sono cazzate. Continuo a dirlo. Queste sono cazzate, ma che adoro se presenti nei giochi. Ah, ci sono dei conigli sotto. La cosa più normale che ho visto fino ad adesso. Meno male. Vabbè, ma voi non siete cattive, no? Mi carico questo. Se tu mi attacchi, te sparo palla di fuoco. Cattiva? Puttana. Scusate. Oh Cristo e Dio, siamo veramente in Dark Souls 1. Tocca fare parkour per arrivare al grande vuoto qua. Piano piano. Tocca vedere se ci sta dando una caduta. Spoiler, sicuro. Perché tanto, se no uno si lancia di sotto. Piano piano piano. Ah cazzo, quella è una magia. Calore di sacro. Detto, rivitalize the user. Rivitalizza inteso mi dà della vita, o rivitalizza inteso che mi riporta proprio in vita vita? Perché io sono un vampiro. Probabilmente se me lo avvicini, fium, pio polvere. Di qua. Ah vabbè, beh, i danni da caduta sono molto più bassi di quello che mi aspettavo. Perché io sono abituato a Dark Souls 1, 2, 3, che tu fai un centimetro extra, ti spezzi tutte e due le tibie e poi sono cazzi tuoi, no? Ah, cazzo, siamo scesi giù giù. E io come risalgo su su? Allora, quel cervo mi sa di tizio incazzato come una faina. I conigli? Ciao! Sì, adesso parte la musica dei Souls. Io mi tengo la palla di fuoco in canna. Come stai? Sto bene? Lo so, la famiglia. Yakult dei miei coglioni. Dai, c'è coniglio di merda, dai. Non c'è più il paparino che vi protegge. Adesso vi cuo... Non è neanche carne. Vieni qua. Madonna, questa è la cosa del pollo di Yotobi fatta con i conigli. Come Summon Kodama? Ma io stavo a fare per fare il coglione. A fuori spirita, se temporale famiglia. C'hai i famigli. Non fanno un cazzo. Proteggono la foresta e l'incantatore. Come osai solo tu? Ecco, forse con le armi distance però rompi il gioco. Madonna, quanto male io ho fatto. Vabbè, giustamente 33 danni, Dio Cristo, eh. Mi sta intrigando un botto l'esplorazione, l'avere gli incantesimi. Poi sicuramente che devi fare del backtracking, no? Io continuo ad aumentare la destrezza, ragazzi, perché io voglio fare quel salto prima della fine della live. La madonna. Arrivi a un certo punto che ti spezzi le tibie da solo. Adesso in realtà entriamo in fight e sono tipo i conigli di Final Fantasy 12. Ah, pensavo di starla a cavalcare. E sono tipo i conigli di Final Fantasy 12. I conigli mannari, no? Quelle cose così. Andiamo, mio prote amichetto. Che bello che puoi avere i companion. Ma se la tolgo la magia, tu è tipo quando prendi le pasticche per la depressione. Cioè sparisci nel vuoto. So, perché è sparito, ok, non dura all'infinito, madonna. Sembra che l'hanno investito, Dio Cristo, sulla salaria. E in realtà attacca, credo che sia appunto invulnerabile perché è, immagino che sia tipo invulnerabile al sacro, però attacca lo stronzetto. E vabbè, mi serve un'altra chiave qua, è inutile che ci vado, però lì ho visto un passaggio. Piano. Piano. No, ma mi sono intrappolato. L'altra è una spada, ma posso farla cadere con l'arco? Fatto meglio di un triple A, hai visto? Sì. Però adesso tocca sempre scendere dall'albero. Come scendo dall'albero? Perché là ci arrivo con un salto. Qua piano, piano, piano. Dio Cristo. E su non posso tornare adesso. Vaffanculo. Sono caduto come una scimmia di merda dall'albero. Vaffanculo. Non posso né scendere né salire. Ti piace il crit? Lo senti il crit? No, ha schivato. Quanto salto in alto adesso? Muoio come una merda, io lo so che muoio come una merda. C'è un cazzo? Adesso c'è il boss segreto. Ma porca puttana, c'è un'altra zona davvero. Bellissimo. Però cazzo, c'è segreto che dietro? Che vedi dietro, c'è segreto? C'è il libro da tocchizzare, no? Adesso vi faccio vedere che bel trick shot che vi faccio. Ah, un 360 no scope. Oh porca puttana, una chimera! No!
Sono una ranocchia. Ah, è vero che non si mette in pausa il gioco, me lo dimentico. Appunto, come vi dicevo all'inizio della live, il combattimento... Ah, fa il culo. Non è propriamente di top. Illuminato. È un cervello con tutti i nervi. E fa roba sacra sta merda. È la roba che è uscita dai tizi di prima, eh. Dai tizi gli è uscito questa. Diventano completamente vuoti. Esce questo. È tutto il sistema nervoso, sì. Madonna, t'ho criptato. Lumaca di merda. Corri. Corri. Non sta arrivando. Sto arrivando. Corri. Corri. No, 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 tutto di... Porca puttana. Non era un boss. Non era un boss. Vabbè, vado di qua. Me lo giocherò. Me lo continuo a giocare perché voglio capire dove va. Voglio capire dove va a parare. Voglio spippolarmelo per bene. Molto carino. Ma io, ragazzi, in realtà vi consiglio di andarveli a spippolare i giochi tipo Kingsfield, perché sono veramente tanto belli. Ce n'era un altro che aveva proprio tutto un altro approccio di interazione, ma del tipo che se tu ti volevi fare le cure potevi, che ne so, tagliare la farina, mischiarla con l'acqua per farti il panetto. Se avevi una fonte di calore ci potevi mettere il panetto per farti il pane, per farti la cura. Cioè, i Kingsfield like sono qualcosa di veramente tanto bellino, perché sono completamente pieni. Non... poi dipende dal gioco, non di gameplay. Perché il gameplay è basic, no? È swinga. Sì, c'hai varie armi, c'hai gli incantesimi che ti fanno muri, sfere, ti evocano esserini. Cioè, probabilmente con la magia diventa tutto molto più figo. Cioè, se fai una build mana è molto più divertente. Però il vero fulcro dei giochi, di questi giochi qua, è l'esplorazione. Andassene in giro, e il backtracking, e il collegare i segreti.